Nella chiesa dell'Immacolata di Motta Sant'Anastasia, l'assessorato allo spettacolo del comune mottese ha organizzato un concerto di musica classica tenuto dal quartetto Hermes con la partecipazione dei solisti Claudia Aiello e Fabrizio Rapisarda. Si tratta di interpreti che vantano un percorso artistico di rilievo. La giovane Claudia Aiello di Motta Sant'Anastasia è stata vincitrice del primo premio in vari concorsi nazionali e internazionali. Curriculum prestigioso anche per il giovane adranita Fabrizio Rapisarda, pianista che ha partecipato con successo a numerose rassegne musicali. Recentemente è stato premiato in una manifestazione organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana. Da evidenziare l'esibizione del quartetto Hermes, gruppo cameristico costituito da professori d'orchestra del Teatro Bellini di Catania. I brani eseguiti hanno fatto rivivere la cosiddetta età d'oro fra la seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, che ha conclamato Vienna capitale di eccellenza della musica e della cultura del tempo. Le magiche note viennesi così risuonavano per la prima volta all'interno della suggestiva chiesetta dell'Immacolata di Motta Sant'Anastasia, stracolma di pubblico che ha apprezzato e applaudito i musicisti. Nella qualità di vicepresidente del Consiglio sono grata all'amministrazione per la sensibilità che ha mostrato nei confronti degli eventi culturali, in particolare nei confronti della musica classica. Grata anche alle istituzioni, a Salvatore Petrolo, al parroco che ci ha dato la possibilità di poter eseguire il concerto in questa pregevole cornice della Madonna dell'Immacolata all'interno di questo meraviglioso borgo medievale. Lusingata oltremodo per la presenza di questi validissimi musicisti, mi riferisco e al quartetto, ai componenti del quartetto Hermes che si è esibito in tutta Europa con grande successo, e a questi studenti dell'Istituto Bellini, il quale io ho espletato la mia attività professionale, questi giovani talenti che hanno conseguito già il compimento medio con il massimo dei voti, che si accingono a completare quello che per noi rappresenta la laurea di primo livello. È una serata tutta all'insegna della musica viennese, un programma che ci riporta indietro nel tempo, all'epoca in cui la Vienna era veramente la capitale, il centro culturale più importante del tempo. Quello di questa sera è un evento veramente importante, un evento di una certa, di un certo spessore. Motta in questi ultimi mesi, diciamo, ha avuto parecchie altre rappresentanze, parecchie altre piccoli concerti che sono stati fatti, ma quello di questa sera sicuramente è di uno spessore diverso. Claudia Aiello, per te sarà, credo, questa sera una serata più emozionante del solito, visto che ti esibisci nel tuo paese e nella chiesa del tuo paese. Sì, è sempre un'emozione poter suonare nel mio paese, anche se non è la prima volta, però è sicuramente in un posto bellissimo, una chiesetta suggestiva, quindi un'atmosfera abbastanza particolare e caratteristica. Eseguiremo un concerto di Mozart, il mio è il K415, e ovviamente sarò accompagnata dal quartetto Hermes, che è un quartetto prestigioso e conosciuto in varie parti, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Bene, Fabrizio Rapisarda, per te che hai fatto tantissimi concerti, insomma, esibirti in una chiesa ha un sapore particolare, anche per te immagino tanta emozione. Sì, quest'oggi esibirmi a Motta nella chiesa appunto dell'Immacolata rappresenta un evento particolarmente, diciamo, aulico, particolare, per due motivi, sia per la sacralità, diciamo, del contesto, ma anche per le musiche che quest'oggi saranno appunto eseguite da prestigiosi anche musicisti, e musiche che appunto rispecchiano questa trascendenza, questa purezza armonica che si vive in chiesa anche in maniera molto particolare. Simone Paradiso, intanto diciamo i nomi e i cognomi dei componenti di questo quartetto, ci ripresenta? Sì, primo violino Marcello Spina, secondo violino Alessio Nicosia, violoncello Alessandro Longo e io suono la viola, Simone Paradiso. Ecco, abbiamo sentito Claudia e Fabrizio, insomma un'atmosfera molto particolare per un concerto.
Sì, abbiamo deciso appunto di fare questo concerto in cui appunto nella prima parte suoneremo insieme a questi giovani talenti, che è giusto insomma che vadano avanti con questi due concerti di Mozart. Poi la seconda parte ne seguiremo noi col quartetto, invece un quartetto numero 4 dell'opera 18 di Beethoven, uno dei quartetti giovanili che insomma è abbastanza adatto anche alla serata, perché diciamo sono i quartetti più vicini allo stile diciamo classico di Mozart, e quindi per questo anche abbiamo optato per questo tipo di scelta.